Ma qui forse si passa da più passi, magari passi anche da qui. Allora. Vediamo. Guardate che lo devo fare io per fare un video un po' come si deve. Facciamo passare di qua. Vediamo. Così. Guardate di dentro. Quindi schiava. Ah, com'è? È tutto un altro vedersi. La fatica più vergognosa non la potevamo trovare, assolutamente no. Eccoci qua ancora da vostro amico Colossi 49, sì, rampite. L'orario è sempre un po' tardino, sono le 9:30, 9:24, 21:24, proprio di domenica sera, domani si va a lavorare. Dobbiamo fare una cosa veloce. E questo video cosa portiamo oggi? Portiamo un gioco veloce veloce, tranquillo tranquillo, proprio bello bello, ma bello 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 bello. E ZX Spectrum, siamo nel mondo ZX Spectrum, salutiamo tutti i gruppi, il Salotto Retrolux, Pianeta Sinclair, Passione Retro Game, tutti i gruppi, che più ne ha più ne potrebbe anche un bel domani metterne. Non posso urlare perché la gente inizia già a dire, ma insomma non si può fare i video a quest'ora, ma chi ti credi di essere, ma dove siamo, ma chi sei, va. Sigla. Allora, prima di tutto partiamo subito con iscrizione. Siete qua, fate, scrivetevi, un'iscrizione, pollicione, siamo tutti più contenti, più tranquilli. Allora, andiamo, torniamo a noi. Il gioco ZX Spectrum Grand, vediamo se vi ricorda qualcosa. Grand National, come volete chiamarlo voi. Eccolo qua. Grand National dell'Elite dell'1985. Mi sembra, se non dico stupidate, che ne avevano fatto un altro nell'83. Un'altra casa produttrice, non era certo così, l'inizio era simile, ma questo è un po' più bellino. Andiamo subito al gioco, andiamo a vedere subito di che cosa stiamo parlando. Con la super tecnologia della DIM carichiamo velocissimi. E questo è, scusatevi l'uscita video perché sto diventando matto con l'acquisizione video dello Spectrum, perché all'uscita scarte faccio fatica a portare sul computer, con un po' di un macello, un casino. Non rompete i maroni, l'uscita è questa qua, non volevo farlo con l'emulatore perché allora che emulatore. Bello, io lo vedo benissimo, voi sì, dai, lo vedete tranquilla, ma abbastanza bene. Calcolate che sta uscendo da un cavo RF che va nel TV tuner del computer per riuscire a farlo, quindi non rompetemi Los Marones, io lo guardo sullo SCART e io cosa ci devo fare, così va bene, basta questa musichetta. Eccolo qua, e inizia subito il Grand National. Sapete che era l'ultima gara dell'Indesgaber, è una gara di cavalli carina, tranquilla, è divertente perché adesso vediamo, vedete, si è qualificato, B per piazzare la scommessa, C per scegliere il cavallo. Tutti i corridori ci sono, la forma, la pagina prossima per vedere tutti i cavalli, sono 40 cavalli, li fa vedere tutti, queste sono le scommesse, vedi 22-1, 51, 200, favorito, e la forma con F, guardiamo anche la forma, bello, questo è bello perché è stupido ma bello, è stupido ma anche un po' bello,
Adesso faccio vedere, perché non è tutto qua la cosa, adesso arriva il bello. Questa è la forma, vedete? Frederick 0, va da 0 a 10 la forma. Poi nella cassetta c'era un poster con tutte le cose, perché ogni cavallo era più bravo a fare una determinata tipo di cosa. Stiamo parlando di corsa dei cavalli, no? Insomma, dai, ascoltate, si vede, no? Tutto verde, corsa dei cavalli, non è certo il calcio. Allora, favorito 39, Derby Creek. Vedete? 8 a 1 è dato. Se andiamo a vedere Derby Creek, che è il numero 39, come forma, vedete, NR vuol dire che non sei già fatto male, già non gareggia. Ho detto me ne strasbatto. Andiamo a vedere qua là, il 39, scherzi, Derby Creek, Talon era un gran bel cavallo. Vedi? Derby Creek, chic, dato a 8. Ci sono cavalli molto più in forma di lui, vedi? Aspetta, coins, non abbiamo ancora neanche iniziato. Derby Creek è andata a 8. Non mi ricordo perché c'erano i colori in nero, però non è dato da sapere. Vedete che ce ne sono molti. Forse, non mi ricordo, non me lo ricordo proprio. Andiamo sulle scommesse, vediamo che chiaramente non c'è nessuno che ha puntato un bel niente di un negozio. Gli NR sono quelli che si sono già ritirati. E noi andiamo su Fortina Express, il numero 11, che era dato a 22. C'ha la forma 8. No. E noi puntiamo su di lui, piazziamo una scommessa. Fortinas Express. B, piazza la scommessa. Dai, mi fai piazzare la scommessa? Chi è? 11, sì, Fortina o Fontina Express. Noi lo chiameremo Fontina perché è un po' un formaggio, un Fontina. Fontina Express, quanto gli diamo? Gli diamo, abbiamo 1000, gli puntiamo e puntiamo 100. Chiaramente i bushwalkers, i bookmark, come chiamano loro, si tengono già al 10%. Infatti quando noi andiamo a vedere, vedete, abbiamo puntato 100, però effettivamente li abbiamo messo 90, perché 10 se li tengono loro, perché questo è il mio lavoro, questi me li tengo io, cosa vuoi tu? È quello, eh. Va bene, abbiamo puntato su quello, vuoi puntare anche su altri? Possiamo andare avanti a puntare anche su altre persone, possiamo anche puntare sul Derby Creek. B, piazza, possiamo puntare nel massimo 5, puntiamo anche su Derby Creek. Derby Creek è il 39, va bene. Ok, e gli diamo anche lui, gli diamo, vabbè, noi puntiamo 200, basta, non di più, un po' di maroni. E anche questo qua, vediamo un po', 180, sempre per il solito discorso. Ok, fine delle cose, abbiamo puntato, diciamo, se adesso vogliamo vedere come funziona, ok, possiamo anche scegliere il cavallo da usare, se vuoi farlo te la gara, lo fai. Allora tu fai C. Adesso forse il nero era quello che non potevi usare, vedrai. Se io faccio Fontina Express, eccoci. Possiamo scegliere anche il cavallo. Oh, perfetto. E ZZX erano, sì. Adesso qua parte il bello. Qua è proprio la storia, perché tu hai puntato, puoi anche dire, ma ascolta, io ho puntato. E allora se ho puntato, giochiamocela. Vai. E questo era, vedete, si vede, ok? Con la O gli diamo energia. Dai, vai su, vai su, vai su, vai su. Vai, Maledetto, gli dai un paio di frustate sul culo. E lui inizia a partire come un treno. Guarda lì come sale. Sale. Adesso tra un po', arrivano i cavalli che ci cercano, fanno di tutto per farci venire addosso. Perché dopo, quando se tu fai l'ignorante, che vai a sbattere contro i cavalli, e alla fine della gara, se riesci a finirla, perché non è detto che la finisci, salta! Non ha saltato. E ci siamo ammazzati subito. Questo è. Forse abbiamo sbagliato tasto? No, era la P per saltare, non ho capito perché non ha saltato. Va bene. Abbiamo perso. Abbiamo perso un sacco di soldi. Primo, Pierson. Secondo, Rumstick. Vedi, terzo, Derby Creek. Non è arrivato neanche primo quell'ignorante. È arrivato figlio del pirata. Va bene. Next fair, questo non ce ne frega. Nella pagina prossima, cosa sono? Tutti
L'ordine, ok. S star 3, iniziamo la seconda, vai. 2, sempre lui. Vedete, non si può. Il 3, neanche. Il 4 nemmeno. Il 5 neppure. Possiamo usare Hello Dandy, West Tip o Greens Point. Allora noi usiamo West Tip, West Tip, West Tip. Vai. Stavolta non dobbiamo fare sbattimenti, eh. West Tip, ti do uno schiaffo che ti spacco tutti i denti. Vai. E per quello che dopo, quando uno impara a giocare, è bello questo gioco qua, eh. Allora, diamogli un po' di fustigate come si deve. Vedete che i cavalli sono tutti un po' strani, un po' va di qua, va di là, no? Vedete il trentesimo che non riesce a stare dritto, e cioè, è un po' ubriaco. Lui è il suo amico ventottesimo. Però adesso noi dobbiamo cercare di recuperare un po', eh. Guarda che ci viene addosso il maiale. Non rompermi i maroni, vai di là. Vai, vai, accelera, accelera. Salta. Bravissimo. Primo ostacolo l'abbiamo fatto. Cerchiamo di levarsi le mani, perché se riusciamo a finire la gara, ti ripeto, ci sono anche tutta una serie di operazioni di banca fraudolenta. Madonna, mentre ci inchiastravamo contro la siepe. Siamo già ai 27esimi, voglio dire, non mica fa pochi. Che ci sono multe, ci sono indagini strane. Salta! Non mi ricordo quanti sono, se sono 100.000 o 42 milioni. Mi ostacoli da saltare. Però siamo già 24esimi, voglio dire, non è che. Salta! Vedete che abbiamo capito un po' come funziona. E perdevi parecchi giorni qua, in quel gioco che mi ha detto schifoso. Perché partivi bene, poi a un certo punto ne sbagliavi una e ti si incastrava il cavallo nella siepe. Va bene così. Siamo già 20, 23esimi, il nostro cavallo è all'arrembaggio. Vai così, andiamo a prendere il 22esimo. Questa è lunga. La streghetta. Ce l'abbiamo fatta. Ok. Tranquilli che funziona qua, eh. E adesso vedi che hanno paura anche i nostri cavalli. Dicono, cazzo, sta arrivando come un treno così. Ma dove vuole andare? Ma vuole vincere? Ma non è che è scemo questo. Ma si ricorda che deve perdere. Ma non lo so io. Fustica, fustica il cavallo. Vai, corri. Orzo Wayne. Salta. 18esimi. Stiamo correndo verso la vittoria. Adesso c'è questo qui davanti che vedrai che rompe i maroni. Aia, aia, salta. Perfetto. No, c'è questo qui davanti. Spostati, spostati, che questo qui ti viene addosso. Grande cavalluccio, vola, vola, vola verso la vittoria. Spostati di qua perché questo qua, guarda, rompe proprio i maroni. Si vede che ti punta. Vai, 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 non aver paura. Salta. Madò, è caduto. Eravamo 17esimi, non era male come storia. È arrivato primo Rockin' Barry. Un mezzo tossico che non sapeva cosa fare, è venuto qui a gareggiare, ha vinto. Era un po'. Ti deprimeva parecchio perché dici, cazzo, devo saltare 52 volte. Sbaglio una, finisce il gioco. È un po' una rottura di Dos Marones. Però questo era il gioco. E cosa devo fare? È carino. C'è la carriera, vedete il terzo anno. Perché è l'ultima gara del campionato. Non è che fai 200 gare. Ogni anno c'è una sola gara. Final Report Grand National dell'Indesgaber, che è quella proprio che dici, hai capito? E dopo penso dopo vedere, siamo arrivati già all'87, 1987, voglio dire, non è mica papocchia, non è un aeroplano, voglio dire, si poteva anche cercare di, no. Chiaramente quando finisci i soldi, sono finiti anche i giochi, penso io, Comunque, questo non siamo riusciti a vincere anche una gara, però ti tirava un po' in mezzo, Era un po' un gioco da dimenticatoio, però ti faceva perdere quei pomeriggi un po' così, giusto per capire, voglio arrivare a vincere almeno una, e non ce la facevi praticamente mai. Se qualcuno vuol provare, è bello, eh? Grand National per Spectrum. Sono
si può usare anche l'emulatore, si sa. World of Spectrum è pieno zeppo, lo sapete, di tutte le enciclopedie strane dei giochi, capito, le mestrie. Ricordate il pollicione e finisce qua la prima, finisce qua la puntata, quello che è. E noi ci sentiamo alla prossima, ci vediamo con un altro gioco di quelli sempre così un po' cosmici, un po' strampalati. Avevo preso questi qua per la visione notturna, no? Per fare un gioco 3D, però ho visto che il gioco 3D che volevo portare era un po' una sciofegata anche con questi. Ho detto, vabbè, non lo porto, adesso lo porteremo più avanti. Metti che esce la revisione 27, lo porteremo. Intanto, che bel uomo, guarda che roba. E allora è tutto, la vostra amica alla 649, si rampete. Heart is a ghost town.